Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Eccoci arrivati alla seconda parte del test di Coffee, il nuovissimo plugin di emulazione della serie Chandler che mancava nella collezione di acustica audio. Abbiamo analizzato approfonditamente la sezione pre nella prima parte ed assaggiato il compressore Varimu. Oggi ci occuperemo di analizzare a fondo l'equalizzatore, come abbiamo già affrontato in altri video. Partiamo dagli estremi di banda che ho utilizzato già nel precedente video ed ascoltiamoli prima sulla traccia di batteria, poi su quella del master. Iniziamo però dalla versione free, ossia da PUN o PAN, che ritroveremo anche in un altro tutorial dedicato ai plugin free. Anche qui ogni banda è indipendente e si comporta timbricamente come un Pultec. Ascoltiamolo sulla traccia di batteria. Questo è il cut, questo è il boost. Abbiamo poi un controllo sulle alte. Accendiamolo. Tagliamo. Non sto utilizzando il pre. Quindi potremmo ad esempio tagliare leggermente ed utilizzare il pre per enfatizzare questa zona, come abbiamo visto. Diamo anche un boost. Facciamo uscire un po' la cassa. Mettiamo il rullante come esce. Compensiamo. Come abbiamo visto, il pre lo abbiamo già analizzato nella sezione pre. In questo modo PUN lavora molto bene per ritoccare appunto le frequenze sugli estremi di banda o anche soltanto per enfatizzare una campana che si possa trovare appunto su queste frequenze. Quindi stiamo parlando da 3 kHz fino a 20 kHz. Nel manuale invece troviamo i grafici che fanno riferimento al Coffee EQ, quello che ora vedremo in dettaglio. Questi sono i grafici appunto di intervento delle varie bande. Sotto troviamo anche il grafico relativo ai preamplificatori. Come vediamo, il Custom A me ricorda moltissimo i grafici dei preamplificatori Neumann della serie 475. Torniamo quindi sempre sulla nostra batteria e ora ascoltiamo come si comporta il Coffee EQ. Gli estremi di banda che abbiamo già visto nell'altro video, che ho usato appunto per modellare il master.
Partendo quindi da sotto, vediamo come accendere appunto la banda di intervento e scegliere il nostro mix di filtri. Come vi dicevo sempre nell'altro video, all'interno del manuale troviamo la combinazione di ogni singola banda selezionabile dal selettore più in basso, quindi per proseguire dovremo un attimo imparare il tipo di nomenclatura utilizzata all'interno dell'equalizzatore. Infatti, come vi spiegavo nell'altro video, BA sta per bass, TK tick, PR presence, P1 presence 1, P2 presence 2, TR treble, oltre a Q setting per pick up, pix, sh per shelf. Queste indicazioni le troviamo poi nella combinazione che attueremo all'interno della banda del plugin. Quindi ad esempio la 1 è bass shelf per 1, la 2 avremo bass pick per 1, 3 avremo bass shelf per 1,5, bass pick per 1,5, fino a B che è tick shelf per 1 meno o a volte 1 più. Queste indicazioni stanno a indicare che 1 corrisponde al gain option normal e 1,5 corrisponde al gain option increased. Il più e il meno stanno ad indicare l'escursione del gain positiva o negativa, quindi più 1 o meno 1. Quindi dovremo un po' giostrarci sull'interpretazione di questo grafico. Il mio consiglio è quello di stamparlo, perché comunque ottenerlo su un monitor a parte, perché comunque non è di semplice intuizione l'utilizzo. Andiamo quindi a boostare con uno shelf il basso. Togliamo l'iPass filter. Quindi low frequency possiamo utilizzarlo per tagliare i bassissimi e boostare poi un po' la cassa. Ovviamente cambiando la combinazione cambia anche la prospettiva dei medio bassi. Possiamo anche escludere il pre. Medie. Parlante. Le altissime. Mettiamo la brillantezza anche sul rullante. E poi magari rilimitare facciamo un gain compensation sull'out. Ok, più chiara, più compatta. Riapriamo le alte. Andiamo insieme. Facciamo caso alla presenza delle frequenze medio-basse, quanto escono poi adesso nel mix rispetto a prima. Senza.
Passiamo ora all'analisi della versione mid-side di questo equalizzatore. Andiamo sul master. Come spiegavo nell'altro video, l'equalizzatore di Coffee nella modalità mid-side è auto-escludibile, o solo il mid o solo il side. All'interno di Studio One possiamo però utilizzarli entrambi attraverso l'uso del routing interno dell'applicazione. Quindi con lo splitter possiamo già creare un doppio equalizzatore nel segnale, quindi spostarci il nostro Coffee EQ a destra e a sinistra e mettere quello di sinistra in modalità mid e quello di destra in modalità side. In questo modo possiamo utilizzarli entrambe in questa modalità. Quindi potremo controllare ad esempio il taglio sulle frequenze basse utilizzando soltanto l'high pass filter e lasciando quindi più mono compatibile il mid. Andiamo qua. Enfatizziamo il side. Cerchiamo lo shelf. Possiamo anche incrementare il volume del mid. Il mio consiglio in questo caso è quello di non utilizzare magari il pre, che enfatizza ancora di più le frequenze, quindi spingiamo il pre. Controlliamo il volume del side, spingiamo, non è sicuramente il sistema ortodosso per utilizzare questo tipo di equalizzazione, ma attraverso appunto il routing di Studio One possiamo splittare il segnale, quindi lavorare su mid side separatamente all'interno di una matrice appunto del canale più complessa. Troviamo poi all'interno ovviamente dei preset già confezionati dai miei amici e colleghi, ascoltiamoli. Andiamo ora ad ascoltare, chiudiamo tutti gli EQ della sezione Channel Strip, accendiamo il nostro compressore sulla traccia di batteria ed ascoltiamolo nel limiter versione 1. Threshold, molto sensibile. L'input trim è regolato a 0 perché comunque il segnale è sufficientemente alto. Possiamo eventualmente fare un gain stage interno per evitare che il picco magari arrivi oltre il più 6, ma comunque dovremmo stare abbastanza tranquilli perché la funzione SH mode ci permette di controllare proprio il transiente in maniera più dettagliata, come abbiamo visto anche in altri video di Acoustic Audio.
splendido. Esageriamo. Ricompensiamo. Andiamo al secondo limiter, come vedremo i parametri non coincidono assolutamente. Threshold. Con meno violento. Esageriamo. Tantissima coda d'ambiente. Proviamo il limiter 3. Molto aggressivo. Passiamo il gain. Senza. Con. E poi il mio preferito, appunto, il Vari Mu, che avete già visto nell'altro video. Cambia completamente il rapporto con il threshold. Tanta presenza. Smashiamo. E poi magari attraverso il controllo di mix, non presente ovviamente sulla console originale, possiamo dosarlo in parallelo. Mettiamolo sempre nel mix. Aggiunge una presenza, secondo me, veramente importante al suono. Il colore di questo Vari Mu è eccellente, come già ho visto nell'altro video, dà tantissima vita e quindi tantissima presenza al suono che lo sta utilizzando. Proviamolo sul master. Regoliamo l'input trim, facciamo caso al glue che sta creando sul master, spingiamolo.
cambiamo, più aggressivo. Terza versione, Super Smash. Estremo che rallenta il groove del brano. Andiamo sull'ultra, quindi il Varimu. Eccellente, sicuramente il mio preferito. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi lasciando poi un vostro commento sotto. Ciao, a presto.